panoramici. Panoramici. Sì, i microfoni che hanno una bellissima veduta sul Golfo de, una bellissima veduta sul Golfo di Sorrento, quello sarebbe un bel panoramico, sicuramente. Perché non possono essere usati dei panoramici nel live? Ma non è che non possano essere usati, bisogna saperli usare. Come viene a Ferrari, poi se non lo sai portare ti fai male subito. Io per esempio non uso dinamici, uso tutti i tutti i cosiddetti condensatori da studio. Non uso un dinamico. Però li devi sapere portare, come tutte le cose. Se non li sai portare, appena acceleri te schianti, questo è il discorso. Quindi l'uso dei monitor rispetto ai panoramici? Sì, c'è un strutturalmente bisognerebbe comportarsi sapendo che cosa fa il microfono e che cosa tu devi ottenere da quello che vuoi sentire. Quindi più è lontano il microfono e più è cardioide, non più è panoramico, giusto? Ma se per panoramico intendiamo quel compromesso storico, è come se fosse più cardioide, nel senso che aumenti il campo ma diminuisci l'efficienza, ma questo poi bisognerebbe entrare comunque nella fisica, in tutto un altro discorso. Il discorso è che devi sapere come è fatto il microfono, come funziona e perché funziona in quel modo. Se tu sai come si usa, come si mette, dove si posiziona rispetto allo strumento che tu stai microfonando, che sia dinamico, non dinamico, che sia condensatore, che sia cardioide, percardioide, supercardioide, ipercardioide, omnia, otto, non ha nessun problema. Dipende sapere usare lo strumento. Perché la registrazione direttamente dal mixer LR non è utilizzabile? Molto spesso non è utilizzabile, perché la registrazione che tu fai in pronto ascolto, un rock mix praticamente dall'LR, presuppone che tu debba fare i suoni per quello che è l'audience, per quello che è l'ascolto, quindi basandosi su dei riferimenti che sono in parte standardizzati, in parte no, ma che devono servire a quello che tu hai in sala per ottimizzare l'ascolto nel migliore dei modi. Se devi fare una registrazione, certamente poi i parametri sono diversi, perché da una dimensione 3D che è quella dell'aria tu porti una dimensione 2D che è quella delle casse. Quindi certe cose stanno più dentro e più fuori rispetto a questa dimensione. Questo è il problema psicoacustico soprattutto. Quindi quasi mai è utilizzabile? No, a meno che non presupponi che parti già col concetto che tu debba fare un live così, e allora i musicisti devono essere pronti a stare a quelle che sono le richieste del fonico, nel senso che se tu hai gli strumenti che devono essere suonati più bassi, devono essere suonati più bassi. Ma per questo problema, cioè, c'è una legge di principio che è sempre la stessa, è la legge che è basata sulla musica classica. La domanda che ti fanno alla Berkeley, una delle principali, è perché 100 musicisti d'orchestra che suonano insieme dentro una stanza si sentono tutti perfettamente senza bisogno di amplificazione, e 5 musicisti che suonano qualsiasi altro tipo di musica non riescono a sentirsi fra di loro? La risposta è la stessa, perché il problema è che sia in partitura che come è fatto l'arrangiamento è basato su una progressione armonica, una progressione dinamica che è fatta in base alla struttura dell'orchestra, cosa che invece i musicisti non rispettano, e così vanificano pure il grande mito di quelli che fanno molto spesso jazz, che dicono vorrei suonare di una volta. E una volta suonavano senza monito, ma una volta suonavano senza monito e senza impianto, perché erano bravi a fare questo, spostando gli strumenti a seconda delle emissioni acustiche in dinamica, spostando i più forti lontano e più deboli vicino. Cioè veniva fatto il messaggio, veniva fatto in base ai metri, non veniva fatto in base alla strumentazione elettronica. La differenza è questa, che forse dovrebbero capire che probabilmente se dall'altra parte c'è qualcuno che dice delle cose e lo dice con un senso di causa vero, dovrebbe dargli ascolto, tutto qua. E per quanto riguarda l'argomento dei cantanti che dicono io non mi sento nel monitor, questo però torniamo sempre allo stesso principio: io non mi sento nel monitor, prima cosa perché molto spesso non hanno nemmeno la padronanza dell'uso dello strumento, del microfono, non hanno un approccio tecnico sulla cosa e quindi non sanno come spostarsi e come muoversi, e poi soprattutto dipende sempre da chi a monte di questa cosa gestisce il microfono, gestisce il monitor, gestisce il mixer, gestisce tutto. Dipende dalla qualità del microfono, dalla bontà, dal collegamento, cioè è tutto un insieme di strutturali. Il compromesso sarebbe che non ci fosse questo muro tra musicisti e tecnici, e ci fosse la umiltà da parte dei musicisti e la umiltà da parte di molti tecnici, l'idea che forse l'interazione fra le due parti porta ad avere un risultato maggiore e migliore in tutte le situazioni. Quindi l'invenzione dell'in-ear monitor è andata a risolvere proprio questo problema? No, l'invenzione dell'in-ear monitor è pure legata a una cosa strutturale, a un'esigenza dovuta al fatto che tu in spazi grandi come gli stadi con 200.000 persone chiaramente si pone un problema tecnico diverso. Ma infatti chi usa gli ear monitor e usa i musicisti pop o rock di questo genere sanno che cosa vanno incontro, perché gli viene spiegato, e la maggior parte delle volte infatti stanno al gioco, cioè fanno esattamente quello che devono fare per ottenere un risultato migliore possibile all'interno della struttura che molto spesso
o suona male o è molto dispersivo, e quindi è fatto tutto per questo motivo qua. È un lavoro d'insieme, tutto qua. Senti, il tuo setup qui alla Casa del Jazz è molto scarno per quanto riguarda la microfonatura. Ma quello è una scelta dovuta sempre a parte, poi dipende dalle situazioni, dipende da tante cose, però questo permette di usare altri tipologici di microfoni, è anche molto scarno, però io uso tutti i cosiddetti panoramici o condensatori, li uso anche Omni, cosa che non farebbe nessuno, e li metto pure sul monitor. Cioè, tu usi 4.14 in configurazione Omni? Anche, sì. Uso non solo quelli, DPA o altra roba, li uso tutti quanti. Messi sui sassofoni? Messi sui sassofoni, messi sulla batteria come Fred, li metto su dove mi serve da portare avanti delle cose, lo faccio continuamente. E se qualcuno ti chiede di sentire quello nei monitor, tu cosa rispondi? Che se vuole avere un suono buono fatto fuori come si deve stare a questa regola, nel senso che in un palco come quello della Casa del Jazz, che è molto piccolo, che suona da solo, non ha bisogno del monitor. Cioè, bisogna arrivare a questo compromesso, far capire perché tu fai quella cosa lì e perché arrivi a fare quella scelta. Poi quando lo dimostri, che vedono che funziona, dicono allora va bene. Come può essere un musicista sicuro che tu hai fatto il massimo che si poteva? Cioè, quali sono i parametri che potrebbe cercare di verificare? Potrebbe cercare di verificare, molto spesso quando succedono queste cose io propongo a qualcuno del gruppo di scendere in sala e sentire come funziona. Perché molto spesso, purtroppo, non conoscendosi, non avendo problemi, ci vuole un tramite. Ci vuole il cosiddetto tramite di fiducia, che poi è quello che suona con te. Che può essere il direttore d'orchestra? Poi, assolutamente. Ma infatti quando faccio l'orchestra parlo solo col direttore, io non parlo con musicisti. E per quanto riguarda il bilanciamento dei monitor? Il bilanciamento in che senso poi? Nel senso, come può essere un musicista sicuro che i monitor non sono bilanciati né più né meno? Questo poi la sicurezza non te la dà mai nessuno, dipende anche dallo staff che usi, cioè, anche, credo che si capisca anche dall'ascolto che c'hai, insomma, dai riferimenti, anche perché è talmente vario quello che succede, che incontri mille cose diverse ogni volta che tu vai in giro, in un locale trovi delle cose, i riferimenti di solito per essere sicuri, io vado con tipologicamente con le cose che funzionano veramente bene, uso marchi e prodotti che so che sono validi perché li ho sperimentati, altri come me l'hanno sperimentato insieme, uno scambia l'opinione e dice questo si può fare, questo non si può fare. Non vado, se devo fare un esperimento me lo faccio da solo, me lo faccio in studio con la complicità di musicisti e me lo faccio io per vedere questa cosa, non più di questo. Quindi io ho visto che tu usi praticamente un microfono per ogni sassofono, sì. 4.14 per ogni sassofono, sì. E dai quali poi prendi anche le trombe e i tromboni. Certo, faccio quello che ti dicevo prima, quello che facevano i cosiddetti antichi. Le emissioni sono della tromba a 97 dB, quello è a 67 il trombone quando sta a medio, sull'altro c'è la campana in alto, quindi metto sui sassofoni perché in realtà la campana del sassofono di volta all'altro al pubblico non arriva. Quindi non faccio altro che amplificare quello che sono le campane del sassofono portandomi i cilindri, il trombone che stanno in sezione e le trombe. E tra l'altro se ci avete fatto caso non faccio come fanno molti che mettono le sedie in fila cosiddetto a sorella, nel senso uno dietro l'altro. Io metto sempre i tromboni in mezzo alle due sassofoni. Così si è scoperta la... A pettine, diciamo. A pettine, esatto. E le trombe faccio la stessa cosa. Ma questo lo insegna la storia, non è che lo insegno. Basta vedere tutti i filmati vecchi degli anni 40, 30, fino a Miles Davis, come registravano. È pieno YouTube. Basta guardare e domandarsi se perché con un microfono solo o omnidirezionale registravano un disco. Per lo stesso motivo. Quindi per concludere, se un musicista ti dice io però se non sento la voce in big band non posso suonare, tu che gli rispondi? Ma se si tratta della voce non è un problema, perché anche qua dentro quando facciamo le big band io sui monitor metto solamente la voce, gli strumenti non li metto mai, e metto il pianoforte che è quello dinamicamente più basso rispetto agli altri perché l'emissione è diversa, anche perché la posizione del pianoforte presuppone che stando in questo caso a Casa di Jazz è messo in un modo abbastanza strano perché lo spazio non lo permette e non è udibile, solo per questo motivo là, però poi in spazi grossi farei mi regalare in modo diverso. Quindi un ultimo messaggio, sì. Un'ultima raccomandazione per quanto riguarda questa problematica di incomprensione. È che principalmente bisogna un po' fidarsi uno dell'altro, verificare se quello che è detto è vero o non è vero e poi nel caso controbattere sulla cosa, ma non dare per principio, per scontato che qualcuno dica qualcosa perché così, per un'affermazione semplicemente così. Molto spesso ho incontrato musicisti che facevano delle cose stranissime, io ho sentito com'erano, ho detto molto buono, mi piace. Altre volte ho detto forse si potrebbe fare così perché ho sperimentato che questo tipo di microfono va messo in questo modo, in quell'altro. Quindi, credo che bisognerebbe soltanto avere un compromesso e parlarsi.
senza creare barriere, tutto qua. Pensando di organizzare un corso su questo, cioè se ti chiedessero di strutturare degli incontri con musicisti, quali esperimenti potresti pensare? Di tutti e di più. Come si fanno sempre nei corsi, pure di aggiornamento con le varie anche grandi aziende americane che fanno prodotti e macchine molto importanti, se fanno corsi proprio su questa cosa. Che tu sappia, ci sono corsi di questo tipo? Sì, sì, assolutamente. Di acculturazione sì, sì. Tecnica per sì, i sì. Tecnica più spesso rivolta ai tecnici ultimamente, però si pensa già da tempo insomma di poter pensare a questo tipo di lavoro. Ok, ti ringrazio. Grazie a te.